Buongiorno, per Notizie d'Abruzzo siamo a Pescara in compagnia del neosindaco Carlo Masci. Quindi lei stamattina ha già fatto un primo giro delle periferie a incontrare i cittadini come aveva promesso in campagna elettorale. Perché questo gesto? Sì, oramai sono 3 giorni che sto girando la città perché io in campagna elettorale ho incontrato tante persone in tutti i quartieri e quindi le ho ascoltate molto. Mi hanno detto... tornerai da sindaco e io ho fatto una promessa e la sto mantenendo. Quindi sono stato nei giorni scorsi al mercato di Via dei Bastioni, dove c'è un problema reale perché gli operatori adesso sono costretti a lavorare fuori dal mercato e mi sono sincerato del fatto che i lavori procedano speditamente. Sono stato al mercato della Strada Parco, dove gli ambulanti mi attendevano per segnalarmi delle situazioni che ho cercato di risolvere immediatamente. Poi sono stato questa mattina ai centri sociali, perché io ho parlato molto dei centri sociali in campagna elettorale, li ho visitati e questa forza della cittadinanza attiva che si sviluppa nella nostra città io voglio implementarla e infatti ho detto loro che potranno solo migliorare i centri sociali a Pescara e gli spazi di aggregazione delle persone anziane che in questo modo combattono la solitudine e si tengono attivi. Poi sono stato in ospedale, sono andato a visitare il pronto soccorso, a parlare con i medici perché lì c'è una realtà difficile per la nostra città, per i nostri cittadini e l'ho affrontato immediatamente il discorso del pronto soccorso con chi opera direttamente sul territorio. Ieri sono stato anche a Via Pepe per i lavori che si stanno effettuando in quell'area perché anche lì si avvicina l'estate, oramai ci siamo e lavori in prossimità della riviera nel periodo estivo non sono il massimo, quindi anche lì abbiamo cercato di trovare delle soluzioni. Stamattina ci siamo visti col dirigente e con i balneatori per arrivare a un'intesa che permetta di utilizzare il parcheggio nella zona della Riviera Sud e anche di fare in modo che i lavori si sospendano e riprendano all'inizio di ottobre. Insomma, tutte situazioni che sto affrontando, come ho detto, cercando di essere il sindaco che sta in mezzo alla strada e non all'interno del palazzo. Adesso lo posso fare ancora più liberamente perché non mi sono ancora insediato, non sono stato ancora proclamato, quindi c'è questa fase di interregno che mi permette di andare veramente a contatto con le persone. Invece il primo cittadino istituzionale che dovrà formare la sua squadra, a che punto è il suo disegno per il governo della città di Pescara? Ovviamente ragioneremo con i partiti, con coloro che mi hanno accompagnato in questa avventura e che dall'inizio hanno creduto in me, troveremo il giusto equilibrio tra il consenso che i candidati hanno dimostrato e che poi ha portato alla loro elezione, la competenza specifica, la voglia di lavorare e di mettersi in gioco. Ci sono tutti elementi che valuteremo per la scelta della giunta, che sarà sicuramente di alto livello perché, come ho detto sempre, il centrodestra ha una classe dirigente importante dove ci sono delle competenze e delle professionalità altissime sia a livello privato che a livello pubblico. A chi ha dedicato questa sua vittoria? Ma io l'ho dedicata questa vittoria in maniera emozionale a mio padre che ha sempre creduto al fatto che io dovessi fare politica, a Carlo Pace che è stato il mio padre putativo, poi l'ho dedicata alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei figli. I miei figli mi hanno accompagnato molto in questa campagna elettorale, mia moglie non ha potuto perché purtroppo non sta bene, quindi... insomma c'è una situazione difficile per quanto riguarda il discorso della salute e poi ai collaboratori che mi hanno accompagnato in questa avventura e che non sono collaboratori, sono come fratelli per me, come fratelli, sorelli, amici intimi, hanno creduto in me da sempre, sono stati con me quando ho sofferto e ho perso e adesso ci stanno con questa grande vittoria che io metto a disposizione della città perché so di avere una grande responsabilità che mi viene fuori dalla stima e dall'affetto che i cittadini di Pescara mi hanno dimostrato, che poi si sono tradotti in un consenso elettorale importante che mi ha permesso di vincere al primo turno anche con 8 candidati a sindaco in un sistema tripolare. Era quasi impossibile che succedesse, è successo. Io mi sono reso conto che
in questa elezione non c'è stato soltanto un voto della maggioranza dei cittadini, ma c'è stata proprio una partecipazione attiva con grande affetto e con testimonianze commoventi che veramente mi rimarranno sempre nel cuore. Questa campagna elettorale è improntata sul fatto che io ero il candidato sindaco che amava Pescara e che oggi si traduce nel sindaco che ama Pescara, credo che sia il segnale del bene e dell'amore che i cittadini di Pescara hanno per la loro città. Bene, allora vorrei concludere questa chiacchierata con un saluto al sindaco uscente Marco Alessandrini, che lei ha avuto anche parole anche di stima personale, anche politica. Alessandrini dice: il PD forse ha sbagliato a non ricandidarmi. Lei adesso, insomma, cosa ne pensa? Ma io non voglio inserirmi nelle dinamiche dei partiti avversari, però Marco Alessandrini posso dire che è uscito con grande dignità dalla sua posizione di sindaco. Certamente non ricandidare il sindaco uscente è stato un handicap incredibile da parte delle forze di centrosinistra in questa campagna elettorale. Alessandrini è una brava persona, è un galantuomo, lo ha sempre dimostrato in questi 5 anni. Lui ha avuto problemi oggettivi che sono partiti anche dalla sua maggioranza e che poi si sono tradotti in un distacco con la città che si è misurato nei numeri di questa elezione, quindi io gli faccio i miei migliori auguri per la sua vita privata, sulla sua nuova vita privata. Sono un suo amico da sempre, sono un suo collega, quindi per me c'è la massima stima nei suoi confronti. Bene, con queste parole diciamo di fare play massima. D'altronde la sua campagna elettorale è stata impostata tutta a maggiore stima rispetto anche dei suoi avversari. Così come saluto i miei avversari, i miei competitor in questa campagna elettorale. La campagna elettorale è stata assolutamente tranquilla, serena, basata sui temi e sulle prospettive di una città che vuole crescere. Ognuno ha messo in campo la sua idea, ha vinto la mia idea di città, ma sono certo che utilizzerò molti spunti che hanno prospettato i candidati a sindaco avversari e mi auguro di poter collaborare con loro, con quelli che sono stati eletti, perché le idee buone non hanno colore e io voglio essere il sindaco di tutti i cittadini e voglio ascoltare tutti e attuare tutte le buone idee. Bene, con questo auspicio salutiamo il neosindaco Carlo Masci, buon lavoro a lei. Saluto a tutti.